E così i leak erano veri. Ieri sera è stato pubblicato il primo trailer di Sonic Cross Shadow Generations. E cosa ne penso di questo trailer? Perché, vedete, quando i leak sono stati pubblicati, l'idea di una remastered di Generations mi portava un hype pari a zero, e l'ho anche scritto su Instagram. E dopo il trailer, non lo so, il mio pensiero è rimasto quasi identico, nel senso che non credo che la remastered di Generations fosse necessaria, onestamente. Però capisco il motivo per cui l'hanno rifatta. Tuttavia manderà in difficoltà la modding community che si occupa da almeno 10 anni, anche di più in realtà, da 13 anni delle mod di Sonic Generations, e di questo mi dispiace un sacco. Tuttavia abbiamo visto appunto che oltre al classico Generations avremo una parte, una nuova storyline con Shadow, e abbiamo visto un po' di immagini di gameplay di questa fantomatica nuova parte. Detto ciò, le mie domande sono le seguenti. Sarà effettivamente una storia estesa? Ci avrà delle zone estese, quindi con dei livelli singoli, eccetera? Oppure sarà un livello più qualche boss o cose così? Perché da come me l'hanno presentata sembra veramente un episodio Shadow di quello che abbiamo avuto anche per Sonic Forces, ma tempo al tempo, vedremo cosa succederà. E vi spiego perché ho pensato questo, perché nel trailer si vede Black Doom che trasporta Shadow in giro per altri stage, quindi comincia in Final Chase da Sonic Adventure 2 e poi lo porta in Westopolis o Radical Highway, una delle due. Quindi il mio timore è che sarà soltanto un livello in cui si affronta Black Doom e un livello in cui si affronta Biolizzard. Però aspettiamo, aspetto prima di dare giudizi, farò un video forse più approfondito quando avremo più informazioni, e speriamo di avere più informazioni verso l'inizio dell'estate, quindi aspettatevi presto un nuovo approfondimento, perché voglio veramente capire prima di giudicare questa cosa. Perché al momento la parte di Shadow mi attira parecchio, tuttavia ritengo inutile la parte di Generations, e il mio giudizio positivo o negativo verrà influito da quanto estesa sarà la parte di Shadow. Perché se sarà soltanto un livello, comunque una parte tipo episodio Shadow, siamo al limite della truffa con il titolo del gioco. Perché se si chiama Sonic Cross Shadow Generations, mi aspetto che la parte di Shadow sia equivalente alla parte di Sonic. Se non sarà così, sarà un buco nell'acqua per me. Però ovviamente lo prenderò sicuramente, perché sono fatto così. Io sono parte del problema per cui fanno 3000 remastered, perché se sono fan di un qualcosa le prendo comunque. Quindi vedremo un po' cosa succederà. Ne parlerò, come ho detto, più avanti, quindi rimanete sintonizzati per sapere cosa ne penso in futuro, definitivamente cosa ne penso di questo gioco. Per il momento è soltanto un trailer che, insomma, ha lasciato qualche dubbio, però non possiamo giudicare completamente. Detto questo, vi rimando al prossimo video e spero di vedervi presto di nuovo. Alla prossima!